Pane Di Mario. L'Italia non è mai stata in vantaggio in questo match che vale un posto nella semifinale. Avversario doppiettista di giornata per Manuela Zanchi. I gol in questo torneo sono 4, quindi ha fissato la intanto che ecco l'Olanda ora si ecco per l'appunto andiamo a stento con il pugno al cielo Van Galen per il gol del in Italia a Palermo. Tattico, numerico, psicologico, due spettatori purtroppo pochi e non tanto piastuti i supporter degli azzurri. Ma un gran gol olandese con il gesto straordinario per Tenchi da quest'altra parte. Vediamo se c'è la possibilità per Manuela Zanchi di raccogliere e di battere, perché quella finora tra le migliori meno arrivata. Olandese, devo dire. 6:20 da giocare quando attacca l'Olanda. Che va a guarda, guarda Di Mario va, ecco, non è andata meno sul 6-4 a favore dell'Olanda. 6-5 Ari, Olanda per una perfetta sette rosa con molte contraddizioni, eppure siamo lì. Questo pallone si sta per tornare in America e infatti non c'è stato il guizzo dalla parte opposta, ma c'è quello che dice Manuela quest'oggi. Era da lei che ci attendeva un azzurre per quel che riguarda la concretezza, abbia chiuso in questo modo la sua sfida. Per la squadra olandese un nuovo vantaggio tranne il 5-3 dell'Olanda a fine del secondo, no, finendo la speranza più concreta, ma da questo sette rosa ci auguriamo di più. C'è ancora però tempo per sperare, tempo per andare a provare a incutere timore all'Olanda sotto di un gol soltanto a Storazzo Ligure, tifosa rosso punto del Genoa da sott'acqua, non guarda la porta e non è la prima volta tecnicamente un gesto di guardare in Sudan. No, a parte che oggi oltre a questo gol ha guadagnato espulsione su espulsione, questo è importante perché ti dimostra come un gioco 10 metri ancora dalla porta avversaria, bisogna tirare, trovare il coraggio di inventarsi qualche cosa. Casanova, rigore. Questo è il rigore e viene concesso a 4 secondi alla fine. Van Galanda nella fine di questa partita che Dejan Malcai ci regala con parità numerica che deve essere ristabilita. Vediamo se scala, è andata benissimo, è andata bene per... Bersaglia ha concluso dai 5 metri, 4 secondi dalla conclusione. Sì, forse, no, forse condizionata dal gol che aveva fatto prima. Forza Energilli su De Guè per la squadra le speranze azzurre. Va. Qui non viene fischiato probabilissimamente né se si tira in ritardo né se si avanza. Rivediamo quanto vicina è arrivata e deve... ora la porta è piccolissima, ha scritto sull'acqua, l'hai detto Gianni. Mamma mia. Anch'io osserva l'ipnosi della giocatrice avversaria, come gli è andata bene. Cavo Micheli ha trovato il gol, c'è il gol del parete, la numero 2 e il capitano Josephine Spi, tutto il cuore di non essere precisa e invece lo è purtroppo. Anda che batte ai rigori l'Italia 8-8 dopo i tempi supplementari, 5 centri dal dischetto ipotetico per le olandesi, appena 3